Palazzo della Cornia è il più importante e interessante dello splendido borgo di Castiglione del Lago, perla del Trasimeno, a cui abbiamo dedicato un video a parte. Un tempo separato dal resto del paese da una muraglia, al palazzo si accedeva da Porta Perugina, la più antica delle tre di Castiglione. In seguito fu collegato alla rocca medievale da un passaggio coperto. La cinquecentesca dimora sorse su un precedente edificio che era appartenuto alla famiglia Baglioni. Si trattava di una casa-torre medievale che nel 1490 entrò, come tutto il borgo e la fortezza, nei possedimenti del maestro d'arme e condottiero Giampaolo Baglioni, che la trasformò in un palazzetto gentilizio in cui accolse illustri personaggi come Niccolò Machiavelli nel 1502, Leonardo da Vinci e anche un papa, Leone X. Tra alterne fortune, la residenza passò ai discendenti di Giampaolo, finché comparvero sulla scena i Della Cornia, destinati a cambiare per sempre il volto di Castiglione del Lago. Parlare del palazzo e dei suoi affreschi senza conoscere chi li ha commissionati sarebbe limitante. Faremo quindi un viaggio nel passato ammirando le meraviglie affrescate e cercando di entrare nella filosofia di chi le ha volute. Se è innegabile che da un lato sia cosa normale trovare nelle dimore nobiliari di quel tempo affreschi a tema mitologico e celebrativo, dall'altro si tratta sovente di corti illuminate, le quali, attraverso il linguaggio simbolico e mitologico, dissimulavano le loro conoscenze e la ricerca dell'immortalità, sia da un punto di vista materiale, la produzione dell'agognata pietra filosofale, sia da quello spirituale, l'affinamento dell'anima dal caos degli elementi alla visione di Dio. La fortuna dei Della Cornia o Della Cornia si può legare al favore goduto presso la Santa Sede. Il primo personaggio di spicco che troviamo fu infatti Ascanio, nato nel 1516 da Francesco Della Cornia, detto Francia, e Jacopa o Giacoma Ciocchi del Monte, casata di origini fiorentine. Il fratello di Giacomo era divenuto papa con il nome di Giulio III il 7 settembre 1550 e poco dopo concesse alla donna il possesso del Chiugi Perugino, di cui Castiglione faceva parte. Giacomo e Francesco ebbero tre figli, Ascanio, Fulvio e Laura. Proprio Ascanio si distinse per valori militari, essendo un mercenario al servizio di quanti richiedevano le sue prestazioni in battaglia. Lavorò per la Serenissima, per Perugia, per il Regno di Francia, per l'Impero Spagnolo, per il Ducato di Firenze e per lo Stato Pontificio. Durante lo scontro con gli spagnoli a Casale Monferrato, fu tra l'altro ferito da un colpo di lancia che gli causò la perdita dell'occhio destro. Ed è così rappresentato in una delle sale di questo palazzo. Possiamo vedere i formidabili successi militari di Ascanio I proprio negli affreschi della sala dell'investitura, detta anche sala delle gesta di Ascanio, dove è celebrato un episodio importantissimo per la famiglia della Cornia, soprattutto per questo Ascanio. Infatti egli riceve il bastone di custode della Chiesa e di Roma da parte di Papa Giulio III, che poi era suo zio. La sala di Ascanio, usata come sala di ricevimento, è un omaggio al fondatore della dinastia. Gli affreschi narrano la carriera militare di Ascanio della Cornia in una successione diacronica che ne sottolinea l'evoluzione. Nella prima parte gli inizi, nella seconda la gloria militare e politica, nella terza il momento della disgrazia, nella quarta l'ascesa verso la fama imperitura. Le virtù teologali e cardinali sovrintendono e risaltano la cristianità del condottiero.
Le vicende politiche e militari sono rappresentate lungo le pareti in 16 finti arazzi. Tra le scene più significative ricordiamo l'assedio di Genova, dove Ascanio, come giovane soldato, si distinse particolarmente per il coraggio mostrato. Poi il duello con Giovanni Taddei, svoltosi a Pitigliano, rimasto nella storia per la celebre stoccata inflitta al rivale e considerato un unicum. L'incontro con il re di Spagna Filippo II e la battaglia di Lepanto, l'ultima grande impresa di Ascanio. Ci è stato tramandato che non fu solo un abilissimo spadaccino, un maestro d'arme e di torneo, ma anche un architetto militare che si era formato con il grande architetto perugino Galeazzo Alessi. Proprio a quest'ultimo, Ascanio commissionò il progetto per il palazzo di Castiglione del Lago, che da villa di svago divenne il palazzo di residenza della famiglia, specie quando fu istituito il marchesato di Castiglione, del Chiugi e di Castel della Pieve, divenuto in seguito un ducato. I della Cornia furono quindi dapprima marchesi e poi duchi, e questo lo vediamo anche nella forma delle corone poste sopra i loro blasoni. Con l'architetto Alessi collaborò forse anche il Vignola nella realizzazione di questo palazzo. La pianta dell'edificio è a L rovesciata e vi distinguiamo due ali. A sud l'abitazione di Ascanio, poi di suo nipote ed erede Diomede, Ascanio II, suo figlio, e Fulvio Alessandro, l'ultimo duca, che nacque e morì nel palazzo. Nell'ala occidentale risiedette occasionalmente invece il cardinale Fulvio, fratello di Ascanio I. Il cardinale Fulvio, che fu vescovo di Perugia, fu sempre molto devoto al fratello e di fatto fu coreggente del marchesato insieme a Diomede. Sovraintese alla costruzione delle tre dimore corniesche, quella di Castiglione del Lago, di Città della Pieve e di Perugia. Gli affreschi che vediamo oggi furono tutti eseguiti dopo la morte di Ascanio I, a partire dal 1574 e completati nel 1590. La scelta dei soggetti deve essere dapprima ricondotta all'ambiente colto e illuminato gravitante attorno alla figura del cardinale Fulvio, sebbene vada detto che anche Ascanio fu amante della cultura, benché più portato per la carriera militare. Aveva infatti ospitato a Castiglione il poeta Cesare Caporali, di cui torneremo a parlare, e che anziano infatti rientrerà nel palazzo di Castiglione per rimanervi fino alla morte. Scontato che il fratello di Ascanio I, il cardinale Fulvio, possedesse una biblioteca importante, fonte del sapere dell'epoca, e sappiamo che si circondava di letterati, tra cui lo scrittore Scipione Tolomei e il poeta di corte Cesare Caporali. Morto il cardinale Fulvio nel 1583, Diomede proseguì l'allestimento della dimora, che si compone di quattro piani: nel piano interrato la cucina e i magazzini alimentari, al pian terreno le cantine, nei due piani superiori sale di rappresentanza e camere da letto. Il percorso museale consente di accedere al primo piano, dove trovano posto otto sale affrescate, probabilmente da più mani, ma sotto la guida del grande Pomarancio, al secolo Niccolò Circignani. L'ingresso principale, cui si accedeva mediante due rampe di scale, era localizzato nell'avancorpo. Sul retro, con vista sul lago Trasimeno, si apriva un secondo accesso contenuto in una torre, più o meno quello che vediamo oggi. L'ingresso attuale immette in un ambiente che forse molti visitatori non considerano una sala del palazzo, perdendosi la magnificenza della volta, dove centralmente è dipinto il Giudizio di Paride, mentre negli ottagoni laterali sono raffigurati Ercole che uccide l'Idra, Diana e Endimione, Perseo e Andromeda, Piramo e Tisbe. Gli affreschi celebrano il matrimonio tra Diomede della Cornia con Porzia Colonna, morta nel 1583.
che faceva parte della famiglia dei duchi di Zagarolo ed era nipote del famoso ammiraglio Marcantonio Colonna. Insieme Diomede e Porzia ebbero tre figli, Ascanio II e i due chierici Cesare e Fabio. Di tutti i della Cornia succedutisi fino ad allora, Diomede fu quello più mondano e dedito all'arte, non tanto poetica quanto architettonica e pittorica. E difatti intorno a lui troviamo il Pomarancio, Salvio Savini, Giovanni Antonio Pandolfi e Galeazzo Alessi. Sala di Fetonte, dipinta intorno al 1575, era la camera da letto del marchese Diomede. È così chiamata per la rappresentazione sulla volta del mito di Fetonte, figlio di Apollo, che alla guida del carro del sole causò disastri e rovine e, fulminato da Giove, precipitò nel fiume Eridano, l'odierno fiume Po. Ai lati vi sono le figure dell'alba, del mezzogiorno, del tramonto e della notte, mentre negli ovali, agli angoli, figurano la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Le immagini dipinte ammoniscono il marchese Diomede, nella sua camera da letto, a non intraprendere imprese al di sopra delle sue possibilità e ad attenersi ai ritmi naturali della vita. Come però non pensare che queste rappresentazioni, alba, mezzogiorno, tramonto, notte, corrispondano anche alle fasi della vita dell'uomo, alla nascita, alla giovinezza, all'età adulta, alla senescenza, fino alla morte. Lo stesso dicasi per la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno. Quindi alle quattro fasi della grande opera: nigredo o opera al nero, albedo o opera al bianco, Citrinitas e Rubedo. Una leggenda alchemica narra che Fetonte non fosse comunque morto durante quel tragico volo, ma che, sceso nelle acque e da lì riparato sulla riva del fiume, avesse preso a insegnare agli uomini l'arte dell'alchimia, quindi un proto-alchimista. Sempre secondo questa fonte leggendaria, dal carro di Fetonte venne fusa una grande ruota d'oro. In quanto figlio di Febo, Fetonte ha una natura igneo solare, quindi indicherebbe la fase dell'opera al rosso, chiamata in alchimia Rubedo, nel corso della quale la trasformazione alchemica è garantita dal forte apporto del fuoco. Diomede fu un abile amministratore dei beni di famiglia, riuscendo a incrementarli notevolmente dopo la morte dello zio cardinale Fulvio. Nel racconto del viaggio di Enea da Troia a Lazio è simboleggiato il compito di Diomede di dare continuità dinastica alla famiglia della Cornia. I temi dell'Eneide sono sottolineati da particolari che evidenziano una sorprendente conoscenza archeologica. Il ruolo svolto da Diomede, Ercole, quale organizzatore del feudo, è riaffermato dalle figure di Cerere, l'agricoltura, di Vulcano, l'artigianato, e dalla Venere terrestre, la bellezza in terra, che rappresenta il completamento del palazzo con i suoi splendidi giardini. Questa fungeva da anticamera di Diomede ed è stata dipinta da Circignani e Pandolfi intorno al 1575 circa. Thank you.
Giungiamo alla sala numero 6 sulla nostra piantina, che è quella di Plutone e Proserpina. Appartenne a Laura della Cornia, madre di Diomede e sorella di Ascanio I. Attraverso la figura di Cerere, gli affreschi celebrano Laura e il ruolo da lei svolto come madre di Diomede. Vediamo scene relative al mito di Proserpina, il rapimento da parte di Plutone, re degli inferi, Cerere che va in cerca della figlia, la ninfa Ciane riferisce a Cerere del rapimento, Cerere scende agli inferi da Plutone, Giove stabilisce che Proserpina trascorra 6 mesi all'anno nell'Ade e 6 mesi sulla Terra. Nella figura di Cerere, dea della fertilità, si celebra proprio Laura, che, avendo partorito Diomede, figlio adottivo di Ascanio, ha permesso la continuità dinastica della famiglia. Siamo adesso alla sala numero 7, la sala degli dei. Spettacolare. È sovrastata dalla figura di Giove, che presiede dal lucernario, attorno al quale stanno le divinità dell'Olimpo e i 12 segni zodiacali. La totale ridipintura di alcune divinità non consente tuttavia di ricostruire l'originale disposizione delle figure e impedisce una qualsiasi possibile interpretazione del complesso. Il pittore fu il Circignani, che affrescò nel 1575 circa, mentre i restauri si devono al Cellini effettuati nel 1937. Distinguiamo Mercurio, Venere, un'altra Venere, probabilmente quella terrestre, Saturno, Apollo, Minerva, Marte e Diana, questi ultimi tre con un pochino di incertezza. Accediamo ora alla sala numero 5, detta sala della battaglia del Trasimeno, che fu quella di Ascanio II, il figlio di Diomede, nato lo stesso anno in cui il nonno, suo omonimo, morì nel 1571. Riportò i fasti militari del suo celebre avo in casa della Cornia, ricoprendo incarichi molto importanti per la Santa Sede, come quello di maestro di campo generale, cioè stratega, a soli 24 anni. La sala della battaglia del Trasimeno, camera di Ascanio II, è caratterizzata dalla scena della battaglia del Trasimeno, dipinta nel riquadro centrale. Attorno ad essa, 4 episodi di guerra: l'esercito in marcia, lo sbarco della flotta, una scena di battaglia e la clemenza del generale. Il celebre scontro tra le truppe di Annibale e l'esercito romano guidato dal console Gaio Flaminio ebbe luogo nei pressi dell'attuale Tuoro sul Trasimeno nel 217 a.C. Colto di sorpresa, l'esercito romano fu travolto e nello scontro persero la vita circa 15.000 soldati. La scena rappresentata era un modello di comportamento per il giovane Ascanio II, chiamato a una grande carriera militare. Le scene furono dipinte da un pittore ignoto intorno al 1575. Thank you.
1596, alla morte del padre, Ascanio II ereditò il marchesato castiglionese. Migliorò notevolmente il palazzo facendo costruire un teatro che purtroppo fu abbattuto tra il 1922 e il 25 perché, necessitando di un restauro, le spese furono considerate troppo onerose e si optò per l'abbattimento. Nel periodo del suo breve marchesato, durato una decina di anni, il marchese fece della corte di Castiglione un ritrovo di artisti, letterati e aristocratici. Potenziò l'Accademia degli Insensati, un organo che era nato nel 1561 a Perugia, con lo scopo di diffondere e studiare la lingua italiana e latina, ma gli interessi sconfinarono nella filosofia morale ed estetica. Aveva, come tutte le accademie, un'aurea misterica a cui partecipavano gli adepti, i quali assumevano curiosi nomignoli. Cesare Caporali, ad esempio, era chiamato Stemperato. Fu proprio Ascanio II a richiamare il poeta alla corte corniesca, appena divenuto marchese. Il Caporali, che era già anziano, accettò e gli fu riservata un'ampia stanza dove poteva scrivere e dedicarsi alle sue opere, oltre a partecipare alle assemblee dell'Accademia, di cui entrambi, Caporali e Ascanio II, facevano parte. Il marchese, divenuto principe dell'Accademia degli Insensati, ricavò tre stanze del piano mezzanino del palazzo, cioè tra i sotterranei e il piano terra, per le riunioni notturne dell'assemblea, facendole anche affrescare. A quel tempo l'Accademia non disponeva infatti di un locale proprio. A queste stanze si accede non dal percorso di visita museale, ma dall'attuale biblioteca, che nel periodo in cui noi siamo stati in visita era chiusa al pubblico, però abbiamo chiesto a degli operatori che gentilmente ci hanno aperto e ci hanno mostrato una di queste sale. Infatti, dove ha sede la biblioteca comunale, si trovano le famose tre stanze segrete di Ascanio II, la sala del mondo alla rovescia, la sala delle arti e la sala delle metamorfosi, destinate a ospitare intrattenimenti letterari e gare musicali, conservano un raffinato ciclo di affreschi. Nella prima sala, che è poi l'unica che abbiamo potuto vedere, sono raffigurati Diana e Callisto, Prometeo, Narciso, Ganimede e le immagini del mondo alla rovescia, per esempio il topo che cattura il gatto e la selvaggina che cattura il segugio, che ammoniscono circa il sovvertimento dell'ordine naturale delle cose se non si rispettano i propri doveri. La seconda sala, che purtroppo non è ben conservata, mostra rappresentazioni delle arti in chiave allegorica, la musica e la pittura secondo le indicazioni del trattato di Cesare Ripa. Nella terza sala, che non abbiamo visto, sono dipinte alcune scene delle metamorfosi di Ovidio, Apollo e Dafne e Pan e Siringa, sovrastate dallo stemma partito di Fulvio della Cornia e Eleonora de Mendoza, che fu la sua prima moglie. Possiamo solo immaginare che tipo di riunioni si svolgessero in queste bellissime sale e possiamo anche immaginare il tempo in cui qui di notte si aggiravano questi insensati, questi colti letterati che si davano appuntamento nelle stanze segrete di Palazzo della Cornia. Oltre alle meraviglie interne, il palazzo era circondato da giardini favolosi, che sotto Ascanio II conobbero il periodo di massimo splendore. Il labirinto vegetale costituiva la principale attrazione. Il poeta Cesare Caporali, che era ospitato nel palazzo, compose e dedicò al marchese il poemetto Gli orti di Mecenate, in cui vi si celebravano le bellezze del giardino. La contessa, moglie di Ascanio II, Francesca Sforza, della casata di Santa Fiora, amava molto colloquiare con Cesare Caporali, intrattenersi con il poeta, di cui apprezzava le qualità e gli scritti.
Gli orti di Mecenate fu l'ultima opera del Caporali, il quale, ammalatosi gravemente nel 1599, morì 2 anni più tardi, nel dicembre del 1601. Dei meravigliosi giardini oggi non resta più nulla e sono ricordati attraverso un cartello. Ascanio II trasformò le mura di ronda che conducevano alla rocca nel passaggio coperto che ancora oggi si pratica. Sulla parete orientale della sala di Cesare, una porticina un tempo segreta permette l'accesso alla terrazza e al camminamento coperto che unisce il palazzo alla fortezza medievale. Morto prematuramente di peritonite Ascanio II il 12 agosto 1606, il suo primogenito Fulvio Alessandro si ritrovò a 17 anni alla guida del Marchesato, a capo del quale sarebbe rimasto per ben 41 anni, avendo anche l'orgoglio di vederlo elevato a ducato nel 1617. Era del tutto inesperto, ma poté contare sul segretario di corte, il capace Scipione Tolomei. Fu l'unico dei Della Corgna a nascere, ad essere battezzato e a morire nel palazzo di Castiglione del Lago, nel quale risiedette e dove amava organizzare rappresentazioni teatrali, commedie e balletti che erano di grande richiamo. Questo però comportò lo svuotamento delle casse erariali e questo mise a repentaglio la floridezza del ducato che di lì a poco decadde. Vediamo però adesso l'ultima sala, quella di Cesare. È cosiddetta per la rappresentazione della vita di Cesare che decora, seguendo il testo di Svetonio, lo studio di Ascanio II. La stanza è dominata dallo stemma di famiglia dipinto sul soffitto e sorretto da 2 angeli e adornato di decorazioni che un tempo scendevano lungo le pareti. Vennero sostituite nel 1600 con quadri raffiguranti le gesta di Giulio Cesare, in allegoria alle imprese militari di Ascanio. Vari testi del l'epoca indicano quale autore Fabio Della Corgna, il fratello del duca Fulvio Alessandro, che si dilettava nell'arte pittorica, ma la critica è oggi propensa a considerare che forse egli iniziò soltanto i lavori, ma gli stessi furono proseguiti da Salvio Savini tra il 1589 e il 1590. Le scene illustrano la vita di Cesare, la sua audacia e le sue qualità di grande condottiero. Tra gli avvenimenti più importanti sono ricordate le guerre contro i Galli, i Germani e i Britanni, il passaggio del Rubicone e la battaglia di Farsalo, che segnò l'inizio del suo potere a Roma. Nell'episodio del rifiuto della corona di re emergono le sue qualità diplomatiche, mentre l'uccisione di Cesare conclude il ciclo di affreschi. Di Fulvio Alessandro fu costellata da fatti anche tragici. Era entrato in contrasto con i sudditi per l'annosa questione dei soprusi e dell'eccessivo carico fiscale.
ed egli la risolse assoldando un sicario per eliminare il rappresentante dei contadini. Fu facilmente scoperto e condannato a morte, oltre al sequestro di tutti i beni. Pagò però una penale di 20.000 scudi e tutto tornò come prima. Nel 1610 egli decise di sposare Eleonora de Mendoza Alarcón y Rende della corte spagnola di Napoli. Però da lei ebbe solo una figlia femmina, Francesca, e nessun erede maschio. E intanto continuava a coltivare i suoi interessi mondani. Il ducato, istituito nel 1617, aumentò l'importanza della cornea, ma aumentarono anche le spese. Per sopperire al tenore di vita così elevato, fu costretto a vendere le numerose proprietà di famiglia, castelli, paesi e terreni. Scoppiò una guerra barberina. Nel 1643 Castiglione si trovò proprio al centro delle operazioni. Nonostante fosse stata debitamente equipaggiata con gli armamenti, all'arrivo dell'esercito del Granduca di Toscana, che era capo di una lega contro il Papa, dopo soli 3 giorni ebbe partita vinta perché Fulvio Alessandro consegnò praticamente il castello, obbligò i suoi ufficiali alla resa e lui si rifugiò a Firenze, causando così la sconfitta delle forze pontificie che non gli perdonarono assolutamente quello che considerarono un tradimento. Fulvio Alessandro venne dichiarato decaduto, condannato alla pena capitale, ma in seguito ad accordi stipulati nel 1944, accordi di pace, ebbe ancora salva la vita. Nel frattempo la duchessa, sua moglie, era morta. Lui si ritrovava ad avere oltre 55 anni e non aveva ancora un erede maschio. Che ne sarebbe stato del ducato? Decise quindi di sposare la figlia di Roberto, conte di Warwick e duca di Northumberland, un inglese, Teresa Dudley, che era giovanissima, la quale effettivamente restò incinta, ma nel frattempo Fulvio Alessandro morì. Il 12 dicembre del 1647. Teresa partì per la Toscana dopo aver seppellito in fretta e furia il marito, si dice nello stesso sarcofago del poeta Cesare Caporali, e dopo il parto suo figlio e quello di Fulvio visse soltanto 5 mesi, perciò l'erede tanto agognato non c'era più. Il ducato si estinse. I possedimenti entrarono nella disponibilità della Camera Apostolica, la residenza vide diminuire il suo prestigio e fu data in locazione a diverse famiglie, fino alla vendita nel 1870 al comune di Castiglione del Lago. Il pregiato arredamento che era stato dei Della Corgna si disperse tra gli affittuari o fu portato via dall'unica figlia di Fulvio Alessandro, Francesca, che si era coniugata a Cortona, e dalla sua seconda moglie, Teresa Dudley. Furono lasciate in loco soltanto 24 poltrone e un organo. Ecco, finisce qui la nostra visita al Palazzo della Corgna. Noi adesso, attraverso la porta della sala di Cesare, accediamo alla meravigliosa terrazza, ci immettiamo nel percorso coperto e andiamo a visitare la meravigliosa Rocca del Leone. Al prossimo video.